Andiamo ad ascoltare le pillole di storia di Fabio Milano che appunto parla di Luciano Castellini. Buonasera a tutti e grazie per la linea, per la pillola di storia di questa settimana. Non possiamo non fare gli auguri ad un vero e proprio mito granata. Ieri, infatti, il 12 dicembre, ha compiuto 76 anni Luciano Castellini. Luciano Castellini che nasce infatti a Milano, appunto, il 12 dicembre del 1945. Esordisce giovane con la maglia del Monza, dove disputa 5 stagioni dal 1965 al 1970. Diventando uno dei punti cardine della formazione brianzola, tanto che viene notato appunto dal Torino, dove arriva nel 1970, nella stagione 70-71. In Granata disputa in totale 8 stagioni, esattamente dal 1970-71 alla stagione 77-78, e come dimenticare quel mitico scudetto del 1976, nel quale proprio il Giaguaro, questo era il suo soprannome in campo, fu un protagonista, uno tra i protagonisti indiscussi di quella stagione meravigliosa. I freddi numeri recitano 267 presenze con 229 reti subite per Castellini con la maglia del Toro. Lascia il Toro al termine della stagione 77-78 per passare al Napoli e fu questo un vero peccato perché Luciano disputerà ancora ben 7 stagioni con la maglia dei Partenopei, risultando quasi sempre decisivo in campo, giocando con campioni del calibro di Maradona, appunto con la maglia del Napoli, tanto per intenderci, tanto che un sondaggio del 2010 lo ha eletto in maniera unanime il miglior portiere nella storia del club partenopeo. Quindi mi permetto di dire che Luciano avrebbe potuto fare ancora molto molto comodo e per molti molti anni ancora alla causa granata. Così non fu, appunto, e Luciano si trasferì sotto il Vesuvio, dove giocò ancora molto molto bene. Per la pillola di storia di questa settimana è tutto. Vi ripasso la linea e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Siamo noi.